Carletto, è meglio di un dolcetto. Seguiteci sempre, mi raccomando. Arriva Carletto. Hiroshi, è ora di andare a letto. Ma sì, devi alzarti presto domani. Non preoccuparti di cucire la mia divisa, tanto la strapperò di nuovo. Sei un ingrato, ci sono ragazzi che nemmeno ce l'hanno la divisa. E ora spegni. Ancora un po', dai, adesso sta per venire il bello. Frankenstein mi segue. Aiuto. La prego, mi aiuti, mi segue. L'uomo lupo, aiuto. Oh no. È Dracula. Perché hai spento? Ora non so come va a finire. Sono già le 10 e tu devi andare a nanna, lo sai? Se guardi queste cose, poi non riuscirai ad andare in bagno per la paura. Non prendermi in giro, non sono un fifone. Oh no, mi scappa. Devo andare. Non posso farcela. Non posso. Le luci sono accese alla porta di fianco, eppure se ne sono andati ieri. Che strano, è vuota. Frankenstein, aiuto! Signore, c'è Frankenstein! Che cosa dice? L'uomo lupo! Aiuto! È Dracula! Qualcuno mi aiuti! Vola, colomba bianca, vola! Pensate che quel garçon ci abbia visto? Oppure no? lui ha ferre visto noi! Dobbiamo fare qualcosa per evitare qua! Anche alla svelta! Veloce! Non vedo l'ora di bere il mio succo di pomodoro preferito, oui! Aiuto, i mostri mi inseguono! Aiuto! Signore, mi aiuti, la prego! Aspetta, potrebbe forse essere un mostro anche lui? Ma no, 4 mostri in una notte sarebbe davvero troppo strano. Ehi, ragazzo! Ah, che bella faccia! Sono salvo! Bella faccia a me, mi prende in giro? Scusami, è che sono inseguito da 3 mostri e allora... non ho tempo per queste cose, devo scappare! Fermo! Resta qui! Ma i mostri mi inseguono, sai? Ah sì? Che tipo di mostri? Beh, c'è Frank... Ah, tipo questo? Così? E un altro come questo?
E poi uno con questa faccia qui? Aiuto! Ha gli occhi che girano. A me non sembrano così spaventosi. Venite, eccolo! Ah, siete voi! Patrone! Avete finito? Ja, ora voi avete un appartamento. Bene. Padroncino, volete davvero vivere lì tutto da solo? Sì. Che razza di appartamento per un principe come voi? Basta, voglio stare da solo, non ho più bisogno di voi. Tornate alla villa senza di me, capito? Va bene, ma sire, un garzone umano ci ha visto. E qual è il problema? Se non lo catturiamo, rivelerà il nostro segreto, sì? Avete dimenticato sua maestà e il suo avvertimento? Così vuoi viaggiare nel mondo degli umani? Sì, papà, ci sono problemi? Tu diventerai il sovrano di Mostrilandia. Forse imparerai delle lezioni importanti nel mondo degli umani. Va bene. Grazie. Ma gli umani non dovranno mai conoscere la tua vera natura. Se la tua identità sarà rivelata, loro non ti accetteranno. Va bene, ho capito. Tu scegli dei compagni per mio figlio. In realtà, sire, l'avevo già fatto. Questi tre possono non essere il meglio del nostro regno, ma conoscono il principino e ne sono amici da quando era piccolo. E poi non sembrano molto diversi da tutti gli altri esseri umani, sì. Ascoltate voi tre. Voi proteggerete mio figlio con le vostre stesse vite. Se qualcosa succedesse a mio figlio... Questi idioti saranno più di intralcio che d'aiuto. Preferisco andare da solo. Vi prego, padroncino, fatevi accompagnare da fatevi noi. Fatevi accompagnare, padrone. Va bene, venite pure con me, ma se mi disobbedirete anche solo una volta vi rimanderò indietro. Buon viaggio, principino! Ma certo, grazie. Ancora una cosa. Se dovessi arrabbiarti, prima conta fino a 5, d'accordo? Va bene, ho capito. Va bene, e adesso vai! Ciao, ciao! Hai capito? Non lasciare che gli umani conoscano la tua vera natura! Adesso ricordate cosa succederebbe se gli umani ci scoprissero? Non preoccuparti! Oh, ma parbleu, questo è il garçon e il garçon Frank, pensaci tu! Ma butto imbecille, prendi lui, non me! Ehi, che diavolo vuoi fare? Moi suggerisco di imprigionarlo. Tutto qui, vuoi solo imprigionarlo? Ma certo, padroncino. Anche se la tentazione di assaggiarlo è molto forte, oui. Idiota! Oh, parble! Voglio che lui diventi mio amico. Ma quel garçon ci ha visto tutti in fascia. Ho detto che non mi interessa. Padroncino! Basta, osi sfidarmi? Calmatevi, padroncino! E allora andate a casa! Oui. Però ricordatevi di fare come ha detto vostro padre, di non far scoprire i vostri veri poteri, oui? Ora mi sto arrabbiando! Uno... Due, tre... Oh no, non dobbiamo farlo arrabbiare! Aiuto! Quattro... Oh, ti sei di nuovo addormentato qui? Andiamo, su! Hiroshi, è ora di svegliarsi. Ehi, sì, ma dove sono i mostri? Quali mostri? Lo sai, quelli che sembravano Frankenstein, Dracula e l'uomo lupo. Te li sarai sognati, t'avevo avvisato di non guardare quel film. Sarà davvero stato un sogno?
Io conosco quel ragazzo, lo sapevo, aiuto! Aspetta! Voglio che diventiamo amici. Io non voglio essere tuo amico. Perché? Ti vergogni di me? Forse non sono degno di essere tuo amico? No, non è per quello. E allora diventiamo amici, d'accordo? Hiroshi, la colazione si fredda, sai? Va bene, ora arrivo. E chi è questo ragazzo? Un tuo amico? Chi io? Mi sono appena trasferito nella porta accanto. Ah, e sei da solo? Veramente con lui ci sono tre mostri. Come ti chiami? Mi chiamo Carletto. Che nome strano per un giapponese. Perché non fai colazione con noi? Ma sì, lui è un mostro. Dai, su, vieni, perdi qua. Beh, su, che aspetti? Andiamo o no? Mentre vado a scaldare questa, voi cominciate pure. Ok, e tu non mangi? Diventerai mio amico? Va bene, diventerò tuo amico. Allora va bene. Non lo fare, sennò mia sorella si spaventerà a morte. Che c'è, Hiroshi? Hai bisogno di qualcosa? Niente, solo che Carletto ha bisogno di un'altra porzione. Oh, l'hai già finita? Dovevi avere molta fame. Va bene, arrivo. Ma cosa stai facendo? Fermati, mia sorella ti porterà un'altra ciotola. Ma io ho fame adesso. Carletto, tu sai davvero lusingare una ragazza. Hiroshi, tienilo alla larga dei pericoli, come un fratellino. Ma sì, veramente è da lui che bisogna stare alla larga, perché lui è un mostro. No, voglio dire che lui è troppo forte per essere un fratellino piccolo. Mm-hmm.